Questo nuovissimo video. Allora, oggi andiamo a fare un origami che prendo spunto appunto dall'album delle figurine della Santoro, che è un orsacchiotto, cioè un musino di orsacchiotto. Quindi, se non avete visto il video dove faccio il cuore, questo qui ve lo lascio a fine video. Allora, adesso l'unica cosa che ci serve è un quadrato in carta. Allora, io ce l'ho bianco, ma potete prenderlo di tutti i colori che volete. E adesso vi dico subito come iniziare. Allora, abbasso un attimino. Allora, ci serve il nostro quadrato di carta e lo pieghiamo a metà, in questa maniera qui. Poi va piegato ancora a metà, in questa maniera qui. Per avere un triangolino. Poi riapriamo e a questa altezza pieghiamo così. Così, un lato e l'altro lato. Aspettate. Ecco qui, in modo da farli incrociare. Poi, questi li tiriamo all'insù, così, e anche di qua, lasciando circa 1 centimetro. E poi l'angolino lo ripieghiamo all'interno, così, sia di qui che di qui. Ok, poi per finire dobbiamo girarlo così. Praticamente noi stavamo lavorando in questa maniera. Adesso giriamo il nostro foglio e ci ritroviamo così. E tiriamo su un pezzo, sono 2 pezzi di carta, ma ne tiriamo su solo uno che non arriviamo a questo punto, ma lo lasciamo leggermente sotto e tiriamo su. Vedete? Poi, allora, questo angolino lo pieghiamo in dentro, così, e tiriamo su. Così, è un po' storto. Ok, perfetto. E lo stesso facciamo con l'altra parte, piegandolo all'indietro. Quindi, aspettate che ci siamo. Allora, il nostro orsetto è finito. Allora, questo è il nostro musino. Qui vanno gli occhi, queste qui sono le orecchiette. E adesso lo completiamo disegnando la nostra faccina. Quindi, allora, qui va il nasino, così riuscite anche voi a capire meglio com'è la forma. Poi, qui va la boccuccia. E poi gli occhietti.
non fateci caso che non sono capace per niente a disegnare, eh? Tralasciate il fatto questo, che io adesso lo sto facendo solo per farvi capire com'è. Ecco, figurati se un occhio viene uguale all'altro. Ecco qua. Ecco qui. Sì. Lasciate stare il fatto degli occhi che uno è diverso dall'altro, eh. Perché... Vabbè, è anche un po' strabico. Vabbè, lasciamo stare. E questo qui è il nostro orsacchiotto strabico. Qui è la faccina e è molto carino, mi piace tanto. E niente, io spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto. Lasciate tanti like se è così. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per avere sempre la notifica di ogni mio caricamento del video, che vi ricordo dal lunedì al venerdì alle 14. E niente, io spero di essere stata utile con questo tutorial. Ovviamente, se non avete capito qualche passaggio, scrivetemelo qua sotto che ve lo spiego. E niente, io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!